Uno non può pensare bene, amare bene e dormire bene se non ha mangiato bene. La cucina di un bistrò? Tre giurati dai palati molto esigenti? Due cuochi appassionati per una sfida infuocata. Quattro prove. Manualità, abilità, creatività, presentazione. E a condire il tutto, la nuova promessa della cucina italiana, Simone Ruggiati. Tutto questo è Cuochi e Fiamme. Benvenuti a Cuochi e Fiamme, salve pubblico! I concorrenti sono già pronti lì a spignattare, ma prima, come sempre, presento coloro che giudicheranno e sono anche l'anima di questo programma, Fiammetta Fadda. Con un vedo non vedo oggi, attenzione, attenzione, attenzione. Riccardo Rossi! Bisogna pagare anche a sì, fine mese. No, c'è un bonifico, carino. Come già detto che... Chiara Masi! Pure te, come c'è. Simone Ruggiati! Mi sa che voglia la tredicesima. Oggi, tra moglie e marito, non mettere lo chef, perché sono sposati. Claudia! Ma dai. 30 anni! Quello mi preoccupa. Daniele, 31. Tutti e due da Torino, eh? Da compiere 30. No, non compiere troppo, domani li compie, però. Guarda il programma, anch'io 30 anni, voi avete anche un figlio. Sì. Vabbè, parliamo di cucina, che è meglio, ma poi ci arriviamo dopo. Quattro sfide, la prima non dà punti, chi la vince però sceglie dopo e quindi ha un piccolo vantaggio. E poi mi sa che qui c'è anche una sfida non solo per il kit. La prima è di manualità. Besciamella, primo giorno, scuola alberghiera. Ingredienti di fronte a voi: burro, farina, noce moscata, il latte è già caldo nel pentolino perché avete solo 3 minuti per fare la besciamella. Densa al punto giusto, via! François della Bechamel. Lo sai? Ma che veramente? Che bravo! Ti saluto. Arrivederci. Riccardo! Non gli date corda! Ma scusa! Adesso dico, vedrai che esiste uno che si chiama Bechamel che l'ha inventata. E infatti ci ho preso. E ora vai da Wikipedia. Però non era François. Sono da Wiki Fiammetta. Però non era François. Ma non è François. Come si chiama? Lui. Era il maestro di casa di Luigi XIV. Ah, vedi, quindi... E a Varenne, che era il cuoco, gli hanno detto fate una salsina a Luigi XIV, dato che questo pesce, quando arriva a Parigi, è completamente immangiabile, che copra il tutto, calda, e così è nata. Quindi è nata per coprire qualcosa di frascico. Cioè, diciamo, il concetto era questo. Allora, infatti, io non la amo la besciamella, cioè cerco di evitarla sempre, perché... copre anche i sapori quelli buoni. Ah, è giusto. E quindi evito anche nella lasagna, che comunque la besciamella la chiede per forza. Sì. Cerco di evitare, o la faccio con le verdure e ci metto la mozzarella, oppure la faccio veramente leggerissima. E poi la cosa fondamentale, allora, io posso dire questo. Sì. Non comprate quella roba a temperatura ambiente, con la scadenza dopo 2 anni, sì, lucida, sembra di plastica. Quindi. Perché che ce vuo, se vi piace, fatela, no? Si fa presto, ora tanto posso dirlo. Basta fare il roux. Roux? Sapete cos'è il roux? Già, roux. No, roux devi spiegare. Allora, roux. Roux bianco. Dai. Roux. Henry Roux. Allora, burro e farina. Burro e farina. In padella, in casseruola, ma va cotta quella farina, quindi va tostata, va fatto leggermente color nocciola a fiamma bassa, in modo che la farina si tosta. Oppure prima si cuoce la farina in padella e poi si aggiunge il burro e si fa il roux. E poi in quel roux, che impermeabilizza il grano di farina, si aggiunge il latte caldo, poi la noce moscata e il sale, si fa bollire frustando. Signori, devo venire da voi per dirvi che mancano 30 secondi. Se ci mettono 3 minuti a farla, effettivamente. Guarda che ci vuole poco, quando il latte è caldo si fa presto. Allora, lei vuol vincere questa sfida in tutti i modi perché sembra che a casa cucini solo lui. Per gli amici sì. Per gli amici cucina lui e invece
per mangiare day noi, day, diciamo, per casa, sono io che cucino. Lui fa lo show e tu fai il lavoro, esatto, giornaliero. Esatto, lui fa la presenza. È un po' vecchio gioco. 3, 2, 1, stop! Infatti si vede, mi sa che pulisci te in casa, perché ha fatto un macello. Su. Io so anche chi l'ha fatta meglio. Olè. Brava. Grazie. Era besciamella, no? Pure è il tema. È un budino. Vabbè, questa. Non c'è dubbio. Sì. E Claudia vince la prova di manualità. Allora, risotto alla zucca o spaghetti alla carrettiera per la prima prova, mentre Riccardo magna? Seconda. Spaghetti alla carrettiera. Benissimo. Senza nessun tipo di aiuto, invito a farlo, lo spaghetti alla carrettiera è il piatto per la prova di abilità. Spaghetti alla carrettiera, che poi è un campo dove si può giocare molto, perché da regione a regione può cambiare, insomma, vuol dire tutto e vuol dire niente. Ricettatela, fatela buona, fatela viscosa. Vabbè, i consigli ve li do dopo. Prima fate la spesa, 30 secondi soli però, eh. Prendete tutto, altrimenti il campanello a cosa serve? A chiedere l'aiuto a Simone o a rientrare in dispensa. Brava, segui qualche fiamme. 30 secondi, via! La facciamo quella... Facciamo la spaghetta alla carrettiera alla Riccardo Rossi, che adora i barattoli, quindi tornate a casa e non ci avete niente. Una scatoletta di tonno per due persone, da 250 grammi, un cucchiaio di capperi, dei pomodorini anche fraci, come dice Riccardo, cioè dei pomodorini anche secchi, se non ce l'avete freschi vanno bene, uno spicchietto d'aglio, peperoncino, olio extravergine, 200 grammi di vermicelli in questo caso, del prezzemolo, sale e pepe, basta. Pulita. Stop! Ecco. Porcini, rascati. Nocciole, tonno, giustamente, in scatola. Va bene, ci piace, 10 minuti per voi, via! Guarda, mi tolgo subito il pensiero, sì, perché la voglio far così un po' alleggerita. Fate un fondo con l'olio, l'aglio privato del germe interno e spellato ovviamente a fiamma bassissima e lo fate cuocere insieme a capperini. Li schiacciate anche con la forchetta in modo che si disfino e facciano un olio piuttosto saporito senza che prenda troppo il sapore dell'aglio. Lo togliete l'aglio e ci aggiungete il tonno. All'inizio asciugherà il fondo di cottura, che il tonno si riassorbe l'olio. Voi fatelo tostare bene, che assume, prende un po' di sapore, un po' di consistenza, e aggiungete pomodorini, anche spaccati con le mani. Se avete quelli secchi li ammollate prima, se non avete nessuno di questi va bene anche la polpa, la facciamo rossa. Fate sobbollire aggiungendo un bicchiere di acqua di cottura della pasta mentre cuoce lo spaghetto, si fa, e aggiungete il prezzemolo soltanto alla fine. Il peperoncino è facoltativo, se lo volete piccante lo mettete all'inizio, altrimenti in infusione nel pomodoro da solo un che di peperoncino, ma non diventa così piccante. Semplicemente alla fine si fa mantecare in padella con la salsina, è uno spaghetto un po' rivisitato, quello dell'ultimo minuto, con i barattoli che si possono avere in casa, meglio dei surgelati in busta pronti. Arrivo da voi. Allora, partiamo. Eccolo! Avrei bisogno dei julienne di peperoni. Va bene, dimmi che lavoro fai e che ricetta fai. Allora, ricordiamo che l'ultimo aiuto che potrà utilizzare durante l'arco dell'intera giornata qui a Cuoche Fiamme. Esatto. Allora, per questo permettete un po' di ansia. Esatto, per rendermi tranquilla. E facciamo una cosa abbastanza gustosa, qualcosa che a me piace molto. Usi pancetta, cos'è, affumicata? Sì, pancetta affumicata. Bacon. Mettiamo poi, appunto, per dare un po' di sapore, questi peperoni. E mettiamo il tonno, che è tradizionale, così non ci sbagliamo. E basta per finire, sì, esatto. Metti il formaggio alla fine. Un po' di formaggio alla fine, un po' di pangrattato per dare un po' di rugosità. Di rugosità? Ma che sì. Lavoro fai? Io faccio l'assistente alla poltrona. Alla poltrona. Cioè, c'è uno sta sul divano e te gli fa il telecomando, la birra. Più o meno. Ma sì. È un lavoro stupendo. Tecnicamente sembra un po' strano, però assisto un dentista. Ti odio! Come molti, d'altronde. No, in realtà no. Sono delle piccole ancelle che stanno lì. Che ti tengono la mano nel momento del bisogno. Che una specie di ferrista. Esatto, sì. Che hobby hai? Mi piace la musica, mi piace il ballo. E... Che tipo? Che tipo? Ballo di tutti i generi. Ho ballato latinoamericano per qualche anno. Aspetta, Daniele, anche te balli?
Ho iniziato a seguirla, però poi ho messo. Strabina Tricarico in regia, pregasi cercare base. Tra l'altro lui invece suona, quindi ci siamo un po'... Cosa suona? Lui suona la tromba. La tromba. Bello, fantastico. Anche il rosso vuoi? Sì, grazie. Ma anche poco, giusto per dare un po' di colore. Ah, ok. Io vorrei sapere se quando cucinano sotto hanno una base musicale in cucina e se ci sono dei ritmi che aiutano. Ma lei l'ascolta la musica? Io mentre cucino no. Non voglio nessuno attorno a me, silenzio. E anche perché combino disastri. Volentieri, se ancora sono distratto. Sullo sporcare la cucina per bene proprio. A proposito di disastri, hai mai combinato niente in cucina? Di dannoso mentre... No, a parte qualche dito che salta ogni tanto. Aia. Beh, comodo per la tromba poi. Sì, infatti, gli manca qualche nota. No. Allora, tu che lavoro fai? Io lavoro con mio padre, abbiamo una piccola impresa di, diciamo, servizi e montaggi, portoni, sia industriali che civili, garage, serrande, cancelli. Ok. Parliamo un attimo di ricetta, sì. Vi traduco io quello che sta succedendo in padella. Giusto in un filo d'olio stanno cuocendo dei porcini tagliati a pezzettoni con un fondo leggero, in questo caso di aglio e prezzemolo, perché poi ci andrà dopo a crudo. Il formaggio che è un? Raschera. Raschera, andrà presumo alla fine in mantecatura, la pasta in cottura, l'acqua che vi abbiamo dato non è salata, Sì, sì, c'è salata. Ok? E le nocciole... tipiche piemontesi, se le stai tostando, se accendi la fiamma. Sì. No, le ho già tostate. Okay. Lei invece sta già salando, occhio perché la pancetta magari dà un bel saporino, sì, quindi sì. Fondo di bacon, quindi affumicato, i peperoni che danno un po' di dolcezza, ha bagnato con un po' di acqua di cottura, non c'è fondo, un po' d'aglio, hai messo? Sì, okay. Anche peperoncino. E adesso andrà di tonno. Allora, mancano 4 minuti. Vediamo di definire questo arcano dello spaghetto alla carrettiera. Chi era sto carrettiere? È quello che portava il pesce a... Esatto, secondo me sì. No, diciamo che la base è funghi e tonno in scatola. Ah. Poi si può... o tonno fresco, ma... Quindi però... l'antesignano di terra e mare. Sì. Terra e mare si incontra. Ma passa la carrettiera, cioè sinceramente... È indefinibile. È indefinibile, infatti loro fanno due ricette poi completamente diverse, quindi infatti, anche da giudicare non la Giulia si trova in grande difficoltà a dover giudicare quale elemento, quale... Cioè diventa proprio un dibattito tra noi e loro. Proprio tu che qualsiasi pesce ti porta un'eccernia. Quindi secondo me se poi esce qui oggi uno zero, cioè oppure un 100, cioè voti che non stanno nella previsione dei voti, nessuno può dire niente perché la puntata no, perché questa ricetta non esiste. Questa ricetta non esiste. Tu stesso hai nazzicato là, ti vedevo, barattoli, non l'hai mai detto perché, in vita tu. Lo so, l'ho fatto perché questo spaghetto, secondo me, cambia un po' connotazione a seconda delle regioni. Esatto. Perché è un po' anche di utilizzo delle cose un po' pronti via che c'è in casa. Okay. Fiammetta stessa, in tutto il mondo, avesse conosciuto un carrettiere. Uno, una volta, ma nemmeno a Bangkok, ma lei che è un carrettiere? Sono i carrettieri. C'è! Però io una cosa si può dire. Sì, veramente. No, ti prego, dici. Allora, una cosa si può dire, che la ricetta è così perché essendoci carrettieri dovunque, gli spaghetti li facevano con quello che trovavano sul posto dovunque. Quindi se erano sul mare era qualcosa, se erano in mezzo ai campi era qualcosa. Quindi secondo me carrettiera vuol dire quello che c'è al momento. Sul carretto. Sul carretto. Io vi lascio lì, torno qua perché giustamente e fortunatamente vedo i nostri due marito e moglie che stanno già impiattando perché mancano 25 secondi. Bello, forse hai un po' messo tanta acqua di cottura? Penso sia anche ok, bello, bravo, sì. Fai il nidettino e poi ce la metti sopra, così risolviamo. Vedo anche una buona gestualità, una buona manualità, un po' meno di viscosità, quindi un po' di sughetto, brava, da portare sopra. Riccardo ama i peperoni, Perfetto, abbondiamo. Non è una battuta, è vero. Stop! Dai. Piatti a me. Forza. Piatti butti. Sull'alzata, anzi, non a me. Vado? Secondo, per favore. Forza! Si chiude la cancellata, eh.
Grazie. Ammonito. Che profumino. Non è che... Un guazzetto. Ma per il pesce. Ah, ok. Liquid House. Esagerato con l'acqua. Tonno, peperoni, profumo all'aglio e poi il formaggio. Allora, il gusto c'è sicuramente, perché ovviamente hai usato ingredienti, il tonno si sente molto bene, il peperone rimane ancora croccante, dà oltre all'aroma e al profumo anche un bel gusto in bocca. L'unico problema qui effettivamente è l'acqua, che quando hai messo sopra il sughetto è rimasta un po' brodosa, diciamo così, andava forse cotta un altro po' in padella e ha fatto asciugare comunque a fiamma alta questo sughetto. Però l'unico problema, per il resto il gusto c'è. C'è un bel po' di bacon, dentro. Vedo anche una neige che mi terrorizza per la prova finale. Vedo una neige di pecorino, quello che è. Prendo un po' di questo, non ho capito Sei niente. Sei fame, dillo, No, no, per capire. Perché la pasta è liquida. Un po' slegata dalla salsa, dici. Molto. Molto slegata dalla salsa. Troppo sì. Strano, perché di solito se il tonno in scatola che è asciutto si disfa in cottura, lo schiacci, tende a legare molto. Ma quello sembra il peperone, mi sa, quell'acquetta lì, o no? Ho messo acqua in cottura. Proprio, sì. Un po' troppo. Sì. Beh, temo che in questo caso siamo tutti d'accordo. Sì. Nel senso che è molto difficile giudicare una pasta che arriva così completamente acquosa, brodosa. Il sapore in realtà ci starebbe, però non è amalgamato. È impresentabile. Pasta con sulla carrettiera, su che al. Quello è il problema sempre, quasi sempre dei primi fatti un po' di corsa. Qui forse più legato, anche qua c'era tanta acqua in padella, ma grazie anche al formaggio, forse mantecatura. Sì. Daniele ha fatto un fondo di aglio prezzemolo e porcini tagliati grandi e poi mantecato con nocciole tostate e formaggio. Allora, qui c'è ovviamente una viscosità e una cremosità che manca nell'altro piatto, quindi da questo punto di vista è molto positivo. Manca il sale proprio nella pasta. Sì. È proprio la pasta che è completamente insipida, non il condimento. Il condimento è buono, corposo, ovviamente il fungo dà anche consistenza. Molto più montanara come versione, però c'è purtroppo lo spaghetto che è completamente insipido. Hai messo il sale? Sì. L'avevo anche detto. Poco, mi sa. Porcine House? Lo prendo, se no. Spaghetti. È un peccato però toppare così, perché è completamente sciapa la pasta, non ce l'hai messa il sale, ti sei dimenticato. No, l'ho messo, poco. Solitamente esagero. Era il carrettiere che aveva la manina. Aveva problemi di pressione. Poi mi spieghi che lavoro il carrettiere dopo. Uno che porta il carretto. Questa è più amalgamata, come sapore è anche più interessante. Certamente non è riuscita, ma io giustifico questa cosa perché vedi, in Piemonte fino agli anni 50 lo spaghetto era raro come le banane in Groenlandia, cioè non c'era, non lo praticavano, è arrivato dopo. Quindi ci provano, però tu dici non che sono eccellenti. Partisce un DNA dell'epoca. Partisce un DNA dell'epoca che continua, poi dopo è arrivato lo spaghetto, adesso lo fanno tutti, ma loro sono per il tagliarin. Okay, avessimo fatto i tagliarin sarebbero venuti stupendi. E perché solo lui giustificato? Allora? E vabbè, tra i due... Questo è mejor. È più giustificabile. Vabbè. Va bene, votate. Tonno, bacon, peperoni e grana. C'ha un nome? A modo mio.
bella scusa per perché uscirne. Sono i miei, diciamo, i miei gusti preferiti. Aglio, prezzemolo, porcini e formaggio e nocciole. Questo è di Daniele. Bassini. Suonino le trombe, 6 a 5 per Daniele. Un punto solo, un po' bassi. Però vi siete scaldati, avete preso confidenza sulla cucina. Io vedo un sughetto lì che mi chiama. Quindi, pubblicità. Bentornati in studio a Come Fiamme, amici amanti della cucina. Abbiamo fatto due spaghetti alla carrettiera, spiegandone il significato e vedendone due versioni completamente diverse, fatte in famiglia tra marito e moglie. Daniele conduce per 6 a 5, quindi un punticino solo, e sceglie tra melanzana o Catalogna. Catalogna. Cos'è fiammetta? Oh, ci piace. La mela Catalogna. Cicoria. Cicoria. Le puntarelle le hai mai mangiate? Le puntarelle. È il dentro. Dimmi puntarelle. È la è la no, è diverso. È la Catalogna l'ingrediente base per la prova di creatività. Allora, ce l'avete già di fronte a voi tutto il resto che serve per renderla creativa, buona, fondamentalmente. È dietro di voi, sempre 30 secondi, per ora vince lui di un punto. Via! Allora, vediamo cosa mi esce. Cuori di fame sgusciate, ci piace. Mortadella dadini, ci piace ancora di più. Menta e uova, ci piace. Daniele tira fuori. Formaggio, cos'è? Fontina? Sì. Ottima. Fontina. Lonza di maiale. Sì. Peperoni. Sì. Timo. Sì. Vino bianco. Dai. Pinoli, pepe, farina, stop. 5-5, fine della gara, andiamo. Ha preso troppi caffè Riccardo Rossi. Avete 10 minuti per fare la sfida, per fare il piatto con la Catalogna. Via. La Catalogna, una regione della Spagna. Poi? Ciao. Poi le mele Catalogna, abbiamo detto prima. Che, com'è fatta la mela Catalogna? La mela Catalogna. È una mela è difficile da trovare, questo lo tipo dico le cotogne, sì, una simile mela alla cotogna. È Catalogna, è la zia, è un ceppo spagnola, come le rose. La zia spagnola. È quella mela un po' con la nacchera, okay. Che invece delle foglie c'ha due piccole nacchere, è una mela Catalogna. Rara. Tu come la fai la Catalogna? Dunque, la Catalogna la faccio così. La frullo innanzitutto perché è straordinaria e un filo d'olio molto lentamente sulla mela? No, sulla Catalogna. T'ho fregato. Mi servono i peperoni tagliati a Julien, per favore. Grazie, vai. Allora, stesso aiuto. È una coppia molto... Mi sono d'accordo. Allora, raccontami la tua ricetta, passo passo. Passo passo, allora. Come un carrettiere, via. Facciamo un involtino di coppa con ripieno di Catalogna, fontina e pinoli. E poi gli mettiamo un po' di peperoni saltati, sempre con la Catalogna. Quindi batterai quella carne? La batterò appena, sì. Appena o decisamente? Non era nei suoi programmi. Non era nei miei programmi, no. Allora, raccontami un po', come l'hai conquistata? L'ho invitata a casa, gli ho fatto il risotto salsiccia e barbera. Leggero, eh? Poi ha letto tutte e due, eh? È vero o mente? Sì, è vero. Però il primo appuntamento è andata a casa, è un po' audace. Stavo pensando proprio questo, audace. Cioè, un po' audace, no? E la cosa bella è che c'è rimasta. Capito? Quello è stato bene. Se ti mangi un salsiccio e barbera, poi dopo è difficile anche alzare. Scusa, ti dispiace se rimango per stasera? E lui no. E guardate poi? Lì, è il barmane di forbice, vabbè. E poi? E poi... E cosa ha cucinato quella sera? Risotto salsiccia barbera. Sì. Solo quello. Lo ne vuoi un altro po'? Ma è giusto. Avanti così. No. Consiglio. No, leggero. Consiglio a casa, per se vuole invitare qualcuno a casa. Fate un piatto solo. Certo. È un dolcino? È un dolcino. Lo porta lei. Da mangiare dopo. Dopo, sul divano. Dolcino di mezzanotte, Devo essere sincero, non mi ricordo se gliel'avevo fatto. Io penso di sì, non lo ricordo neanche io. Ammazza, ma era ubriachi allora. E lì è nato chi?
No. Sono passati 8 anni nel frattempo. Esatto. Mamma mia. Da quel 7 anni di fidanzamento? No, quando è che vi siete sposati? 3 anni fa. 3 anni? Quasi 4 ormai. E chi è nato? Alessandro. 26 agosto. No, 17 settembre, no, il giorno della mamma. Dicevo, l'onomastico, il santo. Ah, perdono. Pure... Avete 6 minuti. Senti, parliamo di sta Catalogna. Aspetta, fammi sentire anche ragione, lei. Scusa. Feta, Catalogna sbollentata. Adesso faremo delle polpettine che piacciono tanto a Riccardo. Brava. Quanto tempo manca? Mancano 6 minuti, ma ce la possiamo fare. Sai anche da sola tutto, bene? Sì. Che fai? Faccio delle polpettine con all'interno la sorpresa della mortadella, che non è più una sorpresa, accompagnate quindi con una cremina di fave. Come le frulli? Le frullo con il mixer, adesso preparo un attimo, metto a friggere prima... Frullo, scusami, hai ragione. Con qualcosa, latte? Sì, un po' di latte, un pizzico... Quindi le fai fredde? Le faccio fredde, sì, una salsina fredda con un po' di sale e qualche foglia di menta per dare un po' di profumo. Ok. Dunque, io le scalderei un pochino le fave e ci butterei un po' di latte in padella, si frullano anche meglio. Va bene, seguiamo un po'. Il mio piatto della cucina romano per eccellenza preferito, ne ordino 2 come antipasto con la focaccia calda. Chiara Masci lo sa perché l'ha visto. Puntarelle è il cuore della Catalogna. A Roma si trovano già tagliate, ma per tutto il resto d'Italia si prende il cuore della Catalogna e si fa a listarelle sottili. Io lo taglio proprio a julienne con il coltello. Prima di mettere una bacinella, nella bacinella stessa, nell'insalatiera, mettete... io uso zucchero di limone, altrimenti la classica è con l'aceto bianco, un cucchiaio. 2 filettini d'acciuga tritati fini e schiacciati con la forchetta, devono diventare una sorta di purea. Metto una puntina di senape appena, dei pinoli tostati, sale, olio extravergine di quello buono, almeno 3 cucchiai. Smischiate il tutto in modo che diventi anche un po' cremoso, ci buttate le puntarelle con le mani, le girate. L'importante è che siano belle fresche, quindi se le tagliate a listarelle un pochino prima del servizio, lasciatele in acqua fredda in frigorifero, così si inturgidiscono. Sono la cosa era più pronto. Buona. E con la focaccia un po' che ci fai? Ce le scalmi sopra e poi c'è anche la focaccia. La base della pizza cotta a focaccia, ce le metto sopra che sono croccantine e lasciano tutto quell'olio che condiscono lo la sua piechi. Lo piego, faccio una sorta di... Lo so. Sì, buono. E mi sa che stasera... Antipasto. Magari stasera. Bene, Chiara Masci, come faresti a Bologna? Catalogna, allora, a me la Catalogna piace in una zuppa. Io faccio una zuppetta d'orzo, non troppo brodosa, diciamo, con la Catalogna cotta insieme, con le foglie cotte insieme. Ma la sbollenti prima? Sì, sbollentata prima. Perché è un po' amara, eh? Esatto. Sì. E poi cotta insieme, poi con il primo sale a fine cottura, quindi da mettere sopra, che un po' leggermente si scioglie, ma rimane a temperatura ambiente. Si scioglie. Il concetto è che a Roma, che noi ce ne mangiamo chilate a Natale, ne troviamo stupende anche già pulite al mercato, la cosa bella del Natale è che il giorno dopo te le mangi un po' macerate, quasi frasiche, che tirano ancora più violentemente l'amaro con quell'aceto. Ma il giorno dopo no. E te le mangi pure così, secondo me il giorno dopo sono stupende. Vanno mangiate nel momento. Croccanti, meravigliose. Massimo entro mezz'ora da quando vengono condite. Eppure il giorno dopo quando lo ritrovi nel frigo gli avresti dato 80 euro a quel frigo, per quanto sei contento. Mamma mia. Il 26 dicembre, più triste della storia. Sì, apri quello, trovi quell'avanzetto col pane morto. Ma mangi l'arrosto il giorno prima. Anche tutto di quello mangio. Mangio più di quello. Comunque sono d'accordo che è un sapore elegantissimo l'amaro, per cui per esempio a me piace una vellutata fatta con la Catalogna. Quindi tutta intera. Ma una vellutata e poi magari al centro di questa vellutata verde, dove magari la Catalogna l'avevi anche prima passata con un po' di peperoncino per dare un po' di vita, metti al centro una cucchiaiata o una quenelle, come dite voi, di ricotta per esempio, oppure di burrata, e fai questo lavorino che è molto carino. Otto, perché io ho dato le puntarelle, ma non è che c'è sempre dentro il cuore della Catalogna. Qua come siamo messi? Ma vediamo. Stai cuocendo gli involtini su un... Ah no, fuoco c'è, sì. Sì. Peperone così? Sì, giusto, scottato. Appena quasi crudo? Sì. Ok. La fontina dove è finita? Dentro l'involtino? Dentro l'involtino insieme alla Catalogna. Insieme alla Catalogna. Come detto Chiara, con un pezzo di fontina? Sì, un pezzettino. Sì, Chiara vuole assaggiare la fontina. No, per dire, se manca tempo. Ah.
Allora, una cosa di una curiosità, sta ragazza. Sì, sì. Io farei questo, visto che mancano 30 secondi, vi faccio scegliere, visto che siete marito e moglie, guardatemi. Volete un minuto in più e lo togliamo dopo? Per la presentazione? Sì. Sì. Io dico di sì. Grazie. Ho capito il segreto del loro amore. Lei dice sì e lui va bene. Va bene, subito sì. Grazie. Penso che sia la base di ogni rapporto. Essere sottomessi? Alla le donne. No. Bravo. Ti sbagli. Chiara Masci insegna. Più la tratti male, più rende. È vero. Ma cosa Chiara Masci insegna? È vero. Ma ci devi smettere di uscire con me la sera a raccontarmi le tue cose, perché poi le dico al pubblico, no? Grazie per avermelo ricordato. Ah, li racconti, eh? Daniele, sì? Negli ultimi 20 secondi di solito si impiatta. Vai. Heinz, vai. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 2. 1. Finito, ciao. Stop. Stop. Solo una. Vai, ma mettila con le manine. Dai, mi sono ostinata per quello, scusa. No, hai ragione. No. Hai ragione. Ok, hai ragione. Basta? Basta? Fatto. Basta. Basta. Fiammetta non fa la prova? Facciamo metà io e te. Bene. Cos'era la prova, la Saricornia? Ancora. No, scusa, la Catalogna. La Catalogna. Queste sono delle polpettine di Catalogna e feta con una sorpresina di mortadella dentro. È molto carina l'idea della polpettina con la Catalogna. Qui c'è il problema della frittura che ovviamente non è venuta perché ha assorbito l'olio ed è rimasta completamente... E poi della feta che in cottura, ovviamente già essendo saporita crudo, cotta è ancora più saporita, quindi la mortadella la uccide, cioè la copre completamente. La Catalogna si sente però è troppo piena per essere anche fritta così tanto, cioè o facevi una panatura molto più grossa che sostenesse tutto il ripieno, però è rimasta un po', era carina l'idea, non è ben riuscita, diciamo così. Mazza, è salatissima. È la feta. Ove sciapo, ove salato. No, più che altro tanto... c'è tanta feta in proporzione alla Catalogna. Se l'è magnata. La feta si è proprio distrutta. La Catalogna che non si sente. Che peccato. E pensare che la Catalogna era riuscita a mantenere il suo croccante, che è uno delle note, però, cioè, tema, la Catalogna, il cuoco ha la Catalogna davanti, cosa deve fare? Esaltare la Catalogna, nella sua naturalezza, con le sue caratteristiche, e invece tu hai esaltato il resto e la Catalogna è completamente... Voleva farle buone, sostanziose. Buone, sostanziose, sì. Non ci fosse abbastanza consistenza nella polpetta in no, sé. No, e poi la feta è troppo acida anche. E ma ti spiego perché. Lei ha visto tutte le puntate di Cuochi in Fiamme. Yes. Sente sempre che saluto Sabrina Tricarico in regia. La salutiamo anche oggi. Applauso, please. Che adora la feta. E lei ha detto, metti che mi fa un paio di primi piani più carini, se della te, ha esagerato un po' con la feta. Grazie Simone, sì. Il maritino ha preparato degli involtini di maiale con dentro Catalogna ripassata e fontina, che non vedo. C'è. Sarà in mezzo. È dentro? Sì. Sì. Servita con dei peperoni appena spadellati. Buono. Buono perché allora la Catalogna intanto si sente, quindi rimane comunque elemento principale, diciamo. Ovviamente è leggermente coperto dal peperone che è rimasto un po' crudo
ha sì. un... Volutamente. Sì, sì, volutamente. Quindi ha di buono la consistenza, di, non voglio dire sbagliato, ma di meno buono il fatto che leggermente copra la Catalogna, perché ha un gusto comunque forte peperone. Però è carina l'idea dell'involtino, la carne è cotta e la fontina io non devo averla presa perché non c'era nel mio pezzetto. Quindi... Vabbè, l'ha mangiata prima. L'ho mangiata prima. Sì, hai ragione, quindi... La carne è cotta perché... sottile, e cioè è stata abbattuta. Non abbattuta. Scherzo. È fondamentale quando si fa gli involtini e batterla. Cara. Allora, prendo un coltello, attenzione. Due forchette. La fontina c'è, la vedo che esce dalla parte. Di là, dall'altra parte. Riccardo è un amante dell'involtino. Buono, certo, anche qui la Catalogna è stata un po' sacrificata. Io ho preso anche la foglia, quella in purezza sotto, e non ho volutamente preso il peperone, che ho voluto considerare magnanimamente, in contorno, così non, hai capito? Ho voluto aiutare un po'. Tuttavia, la Catalogna è proprio un filo, perché tra il maiale e la fontina... andava quasi condita e basta la Catalogna, secondo me. Una cotturina ci sta, comunque ripassata e messa di companatico. Vabbè, dai. Però abbiamo dato delle ricette, sì, un po' più elaborate. Anche la polpetta, magari abbiamo sottolineato. Riuscirò, Simone. Ti aiuto io, Fiammetta. Sì, è difficile. Guarda, ti do anche il pezzo centrale, così c'è più formaggio dentro. Perché i cuochi di solito compaiono davanti al pubblico, ma mai gli tagliano le cose quando sì. siamo al ristorante. È un onore speciale. Allora, tre cose. L'involtino deve essere un po' più dorato. Se lo vedo, mi si presenta un po' pallido. Viceversa, trovo interessante il contrasto tra l'amarognolo della Catalogna e il dolce del peperone, che è un sapore dolce. Quindi i due si incontrano e sono interessanti. Poi c'è il croccante e la fontina amalgama. Quindi abbinamento c'è tutto. Sì. Bene, allora questo piatto conteneva delle crocchette di feta e Catalogna con una salsina di cuori di fave, menta e latte. Questo piatto, quello di Daniele, ha l'involtino con dentro Catalogna, fontina e peperoni ripassati con i pinoli. Un po' meglio. 9-5 per Daniele ancora. 5 punti di differenza, 15-10. Charlotte, che è un'amica di Fiammetta, o Gratin? Per la prova di presentazione non la mangiano, pensa la bella. Sì, sì, Charlotte tutta la vita. Mi devo preoccupare, sì, mi devo Charlotte preoccupare. Charlotte tutta la vita, senta. È la Charlotte il piatto per la prova di presentazione. Allora, questa prova non vuole sapori, gusti, caldo, freddo, non ci interessa, ci interessa che sia bello. Quindi come presentereste una bella Charlotte? Quindi curate molto la forma, i colori, la precisione, la pulizia e... il piatto. Hai imparato. 7 minuti. Via, anzi, 6 minuti. 6 vi do. 6 perché ve lo siete giocato prima. Allora, partiamo da Daniele, che fai? Adesso montiamo la panna, poi vediamo di fare un po' di dischetti con la crema bavarese e da comporre poi un piatto con un po' di frutta esotica. Ok, quindi usi un po' di mango, sì, kiwi, contornino, savoiardi. Sì, sì, savoiardi. Come li recuperiamo questi 5 punticini? Io spererei, insomma, di colpire la giuria con un effetto molto semplice, un po' femminile. Tipo? Con dei biscotti, della crema pasticcera, fare una sorta di tortina un po' guarnita con 2 macarons per renderla un po' diversa.
E cioè, a metà d'ora mai farò. Cercherò di, insomma, di creare, di dare un tocco d'effetto. Li lascio lavorare. No, te non te lo chiedo. Ma nemmeno col gelato ti piace? Ma manco ho capito qual è io. Allora, ora ci arrivo. Allora, lo zuccotto lo sai cos'è? Lo zuccotto. Mazza, quello che sembra un babà capovolto col... Che col babà però non c'entra niente. Non c'entra niente. No. Che di Spagna, a fette, bagnato, dentro farcito. Sì, retro direi, fiammetta, no? Anche la charlotte. Retro lo zuccotto. Retro. Anche la charlotte. Anche la tutto charlotte. Tutto è retro. È una puntata anni 40, ora parliamo in un altro modo. Beh, lo zuccotto? È buono, a me piace, quello gelato poi. Quando hai mangiato l'ultimo zuccotto della tua vita? Dimmi la verità. Ma te, tra l'Ain dei Caraibi, le cose tue, la zezza, ma quando dici uno zuccotto, per favore? Ma sai che? Proprio non si sta in bocca la non parola. Non si trova neanche più. No. Allora. Charlotte. Piccolina, bicchierino. No, Charlotte non la faccio piccolina perché è la cosa caratteristica della Charlotte. Piccolina. Cioè, è la grandezza. No, però sono o i savoiardi, mamma mia, o i savoiardi, o i biscotti, comunque messi tutti quanti attorno. Hai capito che è dolce? Quello con i savoiardi diritti tutti attorno. Non l'ho mai visto in vita mia. Comunque, io, vabbè, non uso tanto i savoiardi, magari altri biscotti, oppure anche delle lastre di cioccolato che contengano delle attorno. Lastre. Sì, beh, supermercato chiede, mi dà tre lastre di cioccolato. Cioccolato. Che ti danno? Non so, quasi a Bologna cioccolato. Delle teglie di cioccolato. No, delle lastre sottili di cioccolato da mettere attorno. E dentro metto un semifreddo semplicissimo, oppure addirittura il gelato, quando magari lo compro e lo rielaboro con qualcosa, aggiungo qualcosa. Però di solito mi piace di castagne, nonostante la charlotte si veda più di frutta che di magari di cioccolato, così a me piace di castagne. Però sì, la particolarità è sempre questa... cosa attorno, questa decorazione. Ma sai che attorno. Se ha ragione Chiara, se te prendi del pan di Spagna cotto, oppure lo pronto, cioè, anche, lo bagni, che ne so, con fai acqua e zucchero e ci metti il tuo liquore preferito, ma anche un limoncello, no? Lo bagni, lo metti dentro un'insalatiera, no? Ci metti il gelato, magari lo lavori, che ne so, d'estate ci metti pezzi di melone dentro, melone giallo, o ci metti le fragole a cubetti, così. Con i ritagli lo mischi col gelato, il pan di Spagna, e poi lo livelli, lo copri con la pellicola e lo metti in freezer. Quando arrivano lo svolto, toh, come fai te? Butti lì. Cioè, butto là. Una volta ci provo. Chiametta? Sì. Charlotte. Simone, la Charlotte è l'antenato del tiramisù. Cioè, è una, che posso dire, un tiramisù nobile col blasone, perché... il principio è sempre quello degli strati, poi dopo è fatto con i savoiardi, che tra l'altro si usano anche nel tiramisù, quindi effettivamente noi la Charlotte non la vediamo mai, ma a loro piacerà molto lavorarla, perché è un dolce che nasce franco-piemontese, no? La portavano i carrettieri quando tornavano da Parigi. Ammazza! Io ho capito che li devo lasciare tranquilli. Sì. Perché mi lavorano meglio. Oh. 30 secondi. Adesso non mi mettere l'ansia così. No, no. Proprio alla parte, sulla parte finale. No. Verrà sto fiocco. Eccolo. Verrà? Vuoi il dito? Vuoi il dito? No, grazie. No. No. Si chiuderà il fiocco? Sì, dai, sì. Da passi da lui che è mandato. Fratello! Sono in ritardissimo. Sì, e io ti toglierò il piatto, sai? Sì. 5. Sì. 4. Sì. 1. Stop. Stop. Piatti sull'alzata. Piatti sull'alzata. Piatti sull'alzata. Hai fatto una cancellata di quelle che monti te, ma ti sei scordato... tutto. Mi sono perso... Teriele, prepara un sacchetto, sì, per portare via le critiche tra poco, pubblicità. Amanti della cucina, tranquilli, siamo tornati. Ultima prova, fra marito e moglie, 4 sfide. Daniele conduce per 15 a 10. I voti sono stati un po' bassi oggi. Sì. L'ultima prova era presentazione, come sempre, tema Charlotte.
Sembra la Charlotte Barbie, perché effettivamente con il rosa, i maccheroni, il fiocco, avevi detto femminile e così è, in voglia per la golosità della crema che c'è sotto, le amarene, poi anche questi maccheroni. Io avrei cambiato semplicemente il piatto, perché tutto questo rosa magari stava bene su una tinta unita sotto, per renderlo semplicemente un pochino più elegante, però comunque la presentazione è bella, sicuramente. È nata la bambina del terzo piano? Sì. Qui ci sono varie cose da dire, spero di farcela nel tempo a mia disposizione. Allora, questi biscottini sono messi uno così, uno così, uno così, uno così, uno... Perché? Perché? Perché no. Dissento da Miss Chiaramaci perché secondo me invece il ton sur ton ci sta bene. Senti che ti dico per una volta, per una volta dico questa cosa qui. Questi macaron che tanto piacciono a Fiammetta sembrano tre ostie, così. Insomma, stiamo parlando di un battesimo, a più tardi, di una prima comunione. Io ti dico che questo piatto, vorrei dire una parola di Fiammetta, è grazioso. Sì. È un dolce che mi ricorda un po' il burlesque inteso come striptease. Nel senso... Dal battesimo alla serata. Esatto. Sì. Perché una si presenta vestita così, no? Tutta un po' da fanciulla, e poi invece è tutto un burlesque. E, con che fiammi va in onda alle 23:30? No, adesso è una cosa elegantissima il burlesque. Una cosa elegantissima, è molto chic. Sensuale e elegantissima. Comunque, la cosa che io dico è che qui un po' tutto crolla, e poi francamente non mi piace il nastro tagliato così male, perché il nastro potevi tagliarlo bene, il resto è difficile, ma il nastro, please, no. Però c'è un problema, Fiammetta, yes. Se tiri il nastro e cade tutto, come è burlesque, è un vero burlesque, ma tutto. Che cadano solo i vestiti. Andiamo avanti. Allora, Daniele, aiuto. Chiaramaci, non inferire, che no, ti conosco. No, dai, allora, la cancellata attorno, quella che diceva lui, è sicuramente fatta bene, perché hai tagliato i savoiardi tutti della stessa altezza, e quindi c'è la caratteristica della Charlotte. Per il resto è allucinante. Allucinante, è bello. È tutto, tutto, tutto sporco, completamente. E sopra effettivamente ricorda quasi una pizza, cioè sembra mozzarella e pomodoro sopra. Ma la frutta esotica? È rimasta Caraibi. È rimasta, e poi la pulizia del piatto, cioè se arriva un piatto così credo che chiunque ti dica la stessa cosa. È la Charlotte e il pizzaiolo questa. Sì. Allora io vorrei rivolgere una preghiera alla nostra regista Sabrina Tricarico, se per favore mi fa un close up dall'alto con un macro. Io non voglio, guarda, mi scanso, scusa, perché io voglio farlo vedere. Per le rimanenti puntate di Cuochi e Fiamme, questo è il piatto che non deve essere presentato per la prova di presentazione. Difenditi, Daniele. No, hanno ragione. Si intravede l'amore del nostro concorrente per le palizzate di qualsiasi tipo: savoiardi, biscotti, ferro, legno, tutto per lui è uguale. È tutta una palizzata, una cancellata. La sporcizia del piatto fa invidia a una cucina dismessa. E miracolosamente ha scelto il piatto giusto per il contrasto, ma più sbagliato per far vedere lo sporco. No, la discorso. È una cosa che... però, momento. No, lo difendo io. Allora, lui ha detto, c'ho poco tempo, perché sprecare quella splendida frutta tropicale lì? Sì. Allora... ha voluto fare questo effetto tocco dello chef, facendo delle ditate. No, ma tu guarda le molliche, la crema, c'è pure il conto. Vabbè. Sotto. Ci hai messo tutto. È una cosa, un bullone, una vita, c'è dico tutto lì sopra. Ecco. Perché lui lavora e poi chiama l'impresa che mette a posto. Esatto. È il lavoro in corso. Serve la fuggita dopo sto piatto. Senti, a me fa piacere constatare che esiste ancora la differenza tra i sessi. Sì. Ok? Allora, questo è una cosa molto femminile. Gli uomini, i dolci, non li sanno fare. Pasticceri a parte, che sono una categoria. Quindi, qui ci sono tutti i classici errori che un uomo che con tutta la buona volontà si mette in cucina per fare questo, commette. E poi fa sorpresa, perché uno dice, ma... mi sarà arrivato, come succede al ristorante, il pomodoro come dolce? Ah, ecco, invece poi la fracola. E invece la fracola. Cioè, guarda lei quanto è contenta, guarda come sei contenta. E tanto io l'aspettavo. Votate! Lì. C'è un kit di Cuochi e Fiamme in palio, la presa in giro di tutti gli amici invitati alla prossima cena.
i parenti che prenderanno di mira chi perderà auto ogni volta che si rimetterà a fornelli. Soprattutto chi pulirà la cucina dopo aver chi cucinato. Pulirà la cucina? Attenzione, c'è una sfida nella sfida. Esatto. Qual è? Sì. Lui non pulisce mai la cucina dopo aver cucinato. Ma questo è evidente, quindi... dal piatto. Quindi se perde pulirà lui. Non era una sera o tutto l'anno. Aia. Ha dato una palissata alla giuria. 13 a 4! Quindi vince! Si è passato! 23 a 19! Allora passiamo da 25. Facciamo così, per l'amore della famiglia, lei si porta a casa il kit di Poche Fiamme, poi magari ve lo dividete, però tu fai fino al secondo e lei pensa al dolce, va bene? Hai vinto, sei contenta? Dai, forza, vive qui! Loro si conoscono, mangeranno dolci, facciamo gli auguri a quella del terzo piano. Voi cosa fate domani? Poche Fiamme, la 7D, con noi! Ecco, guardate, imparate. Vedi che roba, vedi com'è. Sì, questa è una pizza, ma... Fracola. Fracola, non è pomodoro, non è la sorpresa. Fragola. Apprende addirittura un po' di... Abbiamo la pancia.